Dopo i disordini registrati a Pozzallo, con due poliziotti feriti a seguito dello sbarco di 111 migranti, una settantina dei quali tunisini, torna ad intervenire il sindaco del comune marinaro Roberto Amatuna. Amatuna evidenzia la disponibilità all'accoglienza, ma chiede il rispetto della legalità e impone tolleranza zero nei confronti di chi arriva a confini diversi da quelli di integrazione e della civile convivenza. Già sabato Amatuna era intervenuto per manifestare la sua preoccupazione e i suoi timori si sono rivelati fondati dopo gli episodi di intolleranza nei confronti di un'operatrice dell'hotspot. Nella colluttazione è rimasto coinvolto un agente che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del maggiore di Modica. E qui i disordini si sono verificati anche nei confronti di alcuni operatori sanitari. Amatuna chiede che una volta identificati questi migranti di nazionalità tunisina vengano forniti dei fogli di via. Noi abbiamo sempre detto che siamo un paese che non si è mai tirato indietro sulla questione dell'accoglienza, perché la geografia ci ha assegnato un ruolo e noi lo vogliamo svolgere fino in fondo. Accoglienza significa accogliere degli esseri umani, non tenerci. Però noi vogliamo coniugare accoglienza e legalità. Non è possibile che ci possano essere degli immigrati come alcuni tunisini che vengono in Italia per fare i prepotenti e per fare i delinquenti, così come è accaduto qualche giorno fa. Noi non ci stiamo a tutto questo e quindi facciamo un appello alle autorità per fare in modo che questi immigrati tunisini vengano trattati in maniera particolare, in modo energico, facendo in modo che rimangano il meno possibile nel territorio.